Da ieri pomeriggio la neogovernatrice della Sardegna e la coalizione larga del centro-sinistra possono procedere con più serenità in attesa della proclamazione ufficiale della Corte d'Appello di Cagliari. Manca solo un passaggio che riguarda la verifica dei 1845 verbali redatti. Gli avversari del centrodestra non faranno ricorso e da questo punto potrebbe essere solo il singolo candidato a potersi rivolgere al Tribunale amministrativo in presenza di concrete anomalie, così come avvenne 5 anni fa. Era il 12 giugno 2019 quando il TAR della Sardegna bocciò l'ultimo dei 12 ricorsi presentati dopo il successo di Christian Solinas alle elezioni del 24 febbraio di quell'anno. Estensore dell'atto il costituzionalista Andrea Pubusa su mandato di Antonio Gaia, Pierfranco Zanchetta e Marzia Cilloccu, che contestavano le adesioni tecniche di alcuni partiti ed in particolar modo della Lega, che si giocava all'elezione di 8 consiglieri. Nelle regionali nazionali c'è un solo precedente e riguarda il Molise nel 2011. Vinse il centrodestra con uno scarto di circa 1000 voti e l'avversario del centrosinistra, assistito dall'avvocato Salvatore Di Pardo, propose ricorso al TAR di Campobasso, chiedendo sia la verifica della regolarità dello scrutinio sia in via subordinata l'annullamento delle intere elezioni. Dopo una rapida attività istruttoria, il giudice amministrativo rilevò che le irregolarità del procedimento rendevano il risultato comunque inattendibile e, con sentenza definitiva del Consiglio di Stato, annullò le elezioni, disponendo l'obbligo di una nuova chiamata alle urne. Le elezioni furono ripetute e il risultato fu ribaltato con la vittoria del candidato del centro-sinistra, che vinse con ampio margine. Nel frattempo impazza il Toto Assessori e la candidata più votata il 25 febbraio, la 5 Stelle Desiree Manca, sogna la sanità in concorrenza con l'ex rettore dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo. Sono in corsa per un incarico assessoriale anche la vicepresidente del Consiglio Comunale di Sassari, Carla Fundoni, ma anche Gianfranco Ganau, qualora non fosse candidato dal Partito Democratico a sindaco di Sassari, incarico già ricoperto in passato.